qui alla Pala Terzi Pala Hockey di Sarzana, gara di cartello per questa sesta giornata di ritorno. Sarzana Viareggio, ecco Mirko, attenzione, l'assist e il gol, bellissimo, stupendo gol del Viareggio, l'assist di Mirko Bertolucci e la conclusione in mezzo alle gambe di Davide, di Fernando Montigel, 1 minuto e 19 secondi, Viareggio 1 Sarzana 0, azione spettacolare fermato da Borsi, ma è perché accusa il dolore, numero di Squeo su Mirko, aveva fatto un numerone, very big number. Protesta Mirko Bertolucci per il gioco di poc'anzi di Squeo. Vediamo che Montigel accusa il colpo. Alessandro, Davide Mottaran ha respinto Rossi, poi Alessandro non trova il gol. Alessandro Rossi, Borsi per Rossi e pareggio, il pareggio di Alessandro Rossi, il pareggio di Alessandro Rossi al 23-49, Sarzana pareggia al culmine del nervosismo in campo, ma si sta giocando un hockey di altissimo livello. Alessandro per Mirko in mezzo, attenzione Montaran vuole il rigore, non lo trova, la dolce in avanti per Squeo, c'è, è rigore, un rigore Sarzana, protestano i viareggini, mancano 19 secondi, rigore per fallo su Squeo, protestano Alessandro e Montaran, terza volta, andiamo per la terza replica, Borsi contro Barozzi, ecco Borsi, tira gol, il gol di Borsi, gol di Borsi, stavolta è gol. Sarzana in vantaggio, nell'ultimo minuto e 20 Sarzana ha ribaltato la situazione e ora mancano 50 centesimi di secondo. E viene blu per Alessandro, troppo nervosismo. Vasqueo, c'è Dolce, e gol di Dolce, il gol di Dolce al primo e 46. Dolce non Gabbana, Dolce non Gabbana. Va a pressare Sterpini, ancora Nando Montigel, cade e c'è il rigore, Corponi lo assegna. Fallo di Sterpini su Montigel. Montivero contro Corona per il 3-2. E pala Corona, ancora Montivero, para ancora Corona! Rossi perde la pallina ma commette il fallo Montaran. E è decimo fallo Viareggio. Corponi dal via, Sterpini! E il gol! Il gol di Luca Sterpini! Luca! Alessandro Rossi è rientrato in pista, poi Dolce! E Francesco Dolce non Gabbana, Dolce non Gabbana! Sarzana 5, Viareggio 1 all'8:59. Mottaran e segna Davide, segna Mottaran, Viareggio ancora vivo e ha tutto il tempo per recuperare, siamo all'11:25, 26 secondi dopo, di nuovo il Viareggio si porta a meno 3, attenzione Alessandro, segna Alessandro, 12 minuti e 41 secondi,
riaperta la gara definitivamente. Va Alessandro, in mezzo Mirko Montivero, 5-4, partita riaperta definitivamente. Azione stupenda del Viareggio che in meno di 4 minuti ha rimesso in piedi da 5-1 a 5-4. Va Sterpini Alessandro, Sterpini non trova l'assist in mezzo, la difesa del Viareggio è bravissima, c'è il fallo di Sterpini su Montivero, è il decimo fallo, c'è l'occasione per il pareggio. Ricordiamo che Simone nel primo tempo ha parato un rigore a Montivero. Va Mirko e pareggia Mirko Bertolucci, 5 pari di Mirko, 5 pari di Mirko. Alessandro, Montivero, Mirko, la parata col casco di Corona. È finita amici, abbiamo assistito a una partita meravigliosa, io stesso applaudo questo 5 pari. Leonardo Squea, una partita meravigliosa, a te è mancato il gol, l'hai cercato in tutti i modi, un Sardana straordinario fino a un certo punto, poi c'è stata questa reazione del Viareggio, ma come giudichi la prova della tua squadra? No, Sardana c'è sempre stato, solo che dall'altra parte avevamo una grande squadra composta da tanti campioni e siamo stati bravi a comunque contenere, anche se eravamo 5-1 e ci siamo fatti riprendere. Fa male comunque subire una rimonta di questo genere anche di fronte a una squadra clamorosamente forte, anche se c'è stata una serie di parate di Corona davvero innumerevoli. No vabbè, secondo me il Forte e il Viareggio sono due squadre diverse, però c'è da dire che abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo dato tutto. Peccato per il risultato, e come già da un mese, da più di un mese stiamo giocando bene ma stiamo raccogliendo poco. L'unica cosa è lavorare e pensare partita per partita.